Ciao a tutti e benvenuti su Cantare R&B, io mi presento, sono Alessia, ma potete chiamarmi Ale. In questo video vi parlo flash, super flash, del nuovo album di Beyoncé. Di cosa ne penso, di cosa ci ho sentito. Ragazzi, primo disclaimer, è praticamente una first impression perché il tempo che ho avuto per ascoltarlo è stato veramente pochissimo e nell'album c'è tantissimo, c'è un sacco di roba, un sacco di tracce, un sacco di riferimenti, quindi se avete magari la curiosità di sapere di più nello specifico di alcuni brani contenuti in questo album, scrivetemelo qua sotto in modo che posso fare un video magari dedicato su un brano, perché sono veramente molto intricati come brani, ok? C'è molto da dire in tutti quanti loro. Allora ragazzi, siccome appunto vi voglio regalare questo video oggi, che è Pasqua e che l'album è uscito da pochissimo, non voglio stare lì a tagliare 3 ore tutto quello che dirò, quindi abbiate pazienza, non sarà il video preciso del solito perché appunto andrò un po' a ruota libera per essere più veloce possibile per voi. Vi ricordo come sempre, se vi piacciono i miei video, di iscrivervi al mio canale e soprattutto mettere un like a questo video in modo che YouTube mi dà una mano, insomma mi fa salire nel ranking e molte più persone possono vedere i video che produco. Quindi ok, adesso questo l'abbiamo detto, possiamo passare direttamente al disco. Allora, ragazzi, è uscito il disco di Beyoncé, ovviamente tutti quanti voi mi avete bombardato di Ale, ricordati che domani esce il disco di Beyoncé, sapete forse i miei problemi con la memoria, e ricordati, ti prego, vogliamo sapere cosa ne pensi, cosa ne pensi, cosa ne pensi, cosa ne pensi, cioè ho dovuto farlo subito praticamente appena è uscito, e mi sono messa lì ad ascoltare e il primo pezzo già quasi svengo, perché American Requiem inizia con questa melodia di cori, con questi cori, ok? E questa melodia, ecco cosa volevo dire, che mi hanno stesa. Mi è piaciuto veramente un sacco l'inizio del disco e già mi ha aperto la strada. Allora, sapevamo che era un disco country o pseudo country, perché erano usciti i due singoli, no? Beyoncé ci aveva fatto questa sorpresa di 16 Carriages and Texas Hold'em, che abbiamo visto insieme in una reaction e che potete trovarla, la metterò il link qua sotto. Quindi sapevamo che aveva cambiato rotta e voleva mostrarci un altro lato della sua vita e della sua musica, ok? Però apre con questo brano American Requiem che mi stende e subito la prima cosa che mi viene in mente durante questo brano, l'inizio soprattutto, perché poi quel brano lì, passato l'intro dove ci sono tutti questi cori, parte in un'altra cosa, cambia e diventa questo country un po' rock, un po' psichedelico, eccetera. Però all'inizio la progressione degli accordi mi hanno subito fatto pensare ai Beatles e quindi sono rimasta di stucco quando ho sentito che il secondo pezzo del disco era Blackbird di Paul McCartney. Allora, Blackbird è un pezzo meraviglioso, è un pezzo di storia, ok? Che se tu lo metti nel tuo disco, e lo hanno già fatto altri di coverare Blackbird in tanti anche, però se tu lo metti nel tuo disco sei molto sicuro di quello che fai. Allora, Blackbird è un pezzo che anche originariamente viene suonato in finger picking della chitarra, non c'è granché nel pezzo come strumenti, anzi c'è praticamente solo già nell'originale, ok, la chitarra in finger picking, anche una chitarra difficile da suonare, nel senso che i chitarristi sanno che non è proprio il pezzetto, non è il pezzetto schitarrato, insomma, ecco, questo volevo dire. E poi c'è qualcosa di ritmico, tipo un tamburello, adesso un piccolo tom o qualcosa del genere, e Beyoncé lo ricrea praticamente acustico uguale. Questa è la seconda sorpresa che ho, si sentiva anche nel primo pezzo, ma ragazzi, questo è un disco suonato, ok? A differenza da quasi tutto quello che è venuto prima, questo è proprio un disco suonato e qua mi fa già alzare le antenne e dire ci stai andando proprio verso il country, ok? Perché difficilmente nei dischi di Beyoncé sentivamo la band, ok, suonare, e invece in questo disco sì, quasi all'80% direi, ok? Detto questo, Blackbird appunto è una canzone che parla dei diritti civili di una ragazza nera
che aveva scritto appunto Paul McCartney e che poi l'ha raccontato appunto alla stampa già all'epoca. Bird in inglese, britannico, vuol dire anche ragazza, e quindi ecco qua che subito Beyoncé ci presenta di nuovo, perché anche già nell'intro c'era, la sua volontà comunque di proseguire la strada, no? Verso il raccontarci e il difendere i diritti civili dei neri d'America. In un'altra chiave in questo album qua, secondo me, adesso ne parliamo un attimo, c'è veramente tantissimo da dire, non voglio che il video sia di un'ora, lungo di un'ora. La canzone Blackbird di Beyoncé in questo disco mi è piaciuta perché lei cosa ha fatto? Ha aggiunto dei cori. Che io non ne sentivo assolutamente la necessità di aggiungere dei cori a questa canzone, perché è già perfetta così, con quel poco che c'è di chitarra, voce, è meravigliosa, però devo dire che mi è piaciuto perché lei, anche i cori che ha aggiunto, le armonie che ha aggiunto sono comunque molto delicate, sono armonie che non sono invadenti, che non cambiano il senso del pezzo, che non vogliono invadere, diciamo, l'originalità del pezzo, ma aggiungono questo sentore appunto armonico tipico di Beyoncé. E quindi mi è piaciuto questo passo che lei ha fatto in ogni caso. Ovviamente, ragazzi, io sono musicista cantante, quando sento che un disco è praticamente tutto suonato, non posso fare a meno di emozionarmi. A me piace sentire gli strumenti, anche se adoro, vivo per l'R&B, ok? E adoro anche la musica elettronica, l'hip hop, quindi mi piace veramente un sacco di musica diversa. Sentire in lei questo cambiamento nella proposta che ci fa, cavoli, sono stata veramente contenta, cioè ho detto wow, finalmente qualcosa di nuovo da parte sua. Infatti in questo disco troviamo praticamente quasi tutto cantato, ok? E pochissimo di rappato, ci sono solo un paio di canzoni dove lei ci dà giù un po' più cattiva una parte quasi rap. Quindi io in realtà attendevo questo momento, anche se mi aspettavo, cioè non mi sarei mai aspettata che avrebbe cacciato un disco country o quasi country. Ah, nel pezzo Blackbird ci sono altre 4 stelle del country black che cantano insieme a lei, e sono le voci che sentite nella seconda strofa, molto belle. Sentite come sono voci che dal timbro si sente che sono black e che però portano la voce in modo diverso rispetto a quello che siamo abituati appunto a sentire nella musica gospel, hip hop, R&B, neo soul, soul. E quindi crea questo nuovo modo che noi qui non siamo tanto abituati a sentire. Bello, veramente. Arriverà anche più avanti nell'album un'altra collaborazione con un altro cantante black country che devo dire mi è piaciuta molto. Ragazzi, non vi faccio l'esame di ogni canzone perché sennò stiamo qua veramente un anno. Il terzo pezzo è 16 Carriages, ne abbiamo già parlato nella reaction, quindi andremo avanti. È uno dei singoli di questo album e si sente. Spesso i singoli riuscite, come anche per la recensione di Eternal Sunshine di Ariana Grande, ho detto, a riconoscerli, si riconoscono i singoli. E questo è uno di questi. Poi c'è Protector, che è una lullaby, come viene anticipato da Rumi Carter, che è una delle figlie di Beyoncé. È una lullaby che la mamma canta alla figlia, è una mamma che canta del fatto di voler crescere una figlia al sicuro e anche sicura di sé, e però questa mamma sa che a un certo punto la figlia dovrà prendere il volo e dovrà andarsene, quindi è appunto una ninna nanna che parla un po' della forza, no, della mamma, ok? Delle donne in generale e della mamma, che è un tema ricorrente in Beyoncé, perché lei il tema della forza femminile lo ha sempre avuto molto forte, insieme a quello dei diritti civili dei neri, insieme a questo. My Rose è un minuto di cori e armonie, io impazzisco, mi è piaciuta, l'avrei voluta più lunga. Dopodiché in questo album ci sono tanti interlude, no? Che servono a dare
darci un po' il contesto dell'album, quindi ci fa sentire la radio, non è una novità, questo l'abbiamo sentito in altri dischi, ci fa sentire la radio che un po' cambia, no? E ti fa sentire le canzoni che sono in diretta in quel momento nelle radio locali. In pratica ti spiega dove siamo. Dopodiché arriva Texas Hold'em, l'altro singolo che a me comunque piace, devo dire, e che ha portato delle polemiche, come sapevamo che sarebbe successo, perché non ce la possiamo fare noi esseri umani, in cui delle radio sembrano aver rifiutato la richiesta degli ascoltatori di suonare Texas Hold'em perché Beyoncé non è country. E cominciamo già, vedete, perché poi c'è questa battaglia che continua per i diritti civili neri, perché si continua anche dall'altro lato a non accettare che il mondo è di tutti, insomma, e che la storia è la storia, e non si può cancellare quello che è stato e non si può neanche delegittimare tutto quello che è successo. Siamo qua, detto in veneziano mi è uscito così, siamo qua tutti assieme, cerchiamo di andare avanti, insomma, non guardiamoci sempre, sempre, sempre indietro e sempre alle differenze, per favore. Dopodiché arriva un messaggio di Miss Dolly Parton. Voi dovete capire che Dolly Parton è uno staple, è come per noi dire il Papa. In America è una cantante, ma anche un'attrice, insomma è una showwoman, come si dice, è una figura importantissima in America, e c'è un messaggio di Dolly Parton all'interno del disco di Beyoncé, dove Dolly Parton ricorda a Beyoncé che di Becky G ce n'erano tempi indietro, appunto i tempi di Dolly Parton, ce ne sono ancora i tempi di Beyoncé e che ce ne saranno sempre. Mi è piaciuto un sacco questo messaggio. Infatti il pezzo che viene dopo poi è Jolene. Jolene è un pezzo di Dolly Parton che ha fatto la storia e che a me personalmente mi fa venire i brividi. Jolene nella versione originale di Dolly Parton ha pochissimi strumenti, ok? È un pezzo praticamente acustico, ma dove c'è questa chitarra che soffre nel raccontare la storia che Dolly Parton ci presenta. Dolly Parton nella versione originale parla a questa Jolene, che è una donna estremamente bella, che ha tutti gli uomini che vuole e che questa volta ha puntato il suo uomo. Dolly Parton chiede a Jolene di: ti prego, non prendere il mio uomo, tutti ma non lui, ti prego. E gli dice: tu sei bella oltre ogni your beauty is without compare. Non c'è, oddio, adesso in questo momento non mi viene, comunque andiamo avanti, avete capito cosa voglio dire. E lei, Dolly Parton, non si sente di essere assolutamente bella come lei, la prega perché per lei sarà solo, per Jolene sarà solo un altro uomo, e invece per Dolly Parton è l'amore della sua vita, e se glielo porterà via lei non amerà mai più in tutta la sua vita. E diciamo che è un po' la vulnerabilità di una donna che chiede intimamente a un'altra di: ti prego, lascia perdere il mio, lascialo perdere, perché sennò non vivo più. Mentre Beyoncé cosa fa? Cambia il testo della canzone. Io sono così. Ragazzi, questa è una cosa che puoi fare veramente solo se sei up a livello musicale, cioè Beyoncé a livello di Michael, a livello di Whitney, ti puoi permettere di fare una cosa del genere? Ovviamente avrà dovuto discuterne e comunicarlo a Dolly Parton, e ovviamente Dolly Parton fa parte di questa cosa perché è nel disco più volte con più riferimenti, e la versione di Beyoncé è più un mettere in guardia questa Jolene e dirle: guarda, io sono una ragazza, dice una frase in particolare, non me la sono scritta, ci sono troppi riferimenti in questo disco veramente da tener conto, però gli dice: stai attenta perché tu non vuoi avere problemi con me. Quindi è un atteggiamento completamente diverso. Gli spiega anche che quest'uomo lei lo conosce più di quanto lui non conosca se stesso, che ha cresciuto i suoi figli, cioè gli fa capire tutto quello che lei ha sopportato per tenersi quest'uomo, e adesso non è che arrivi tu e me lo porti via perché sei bella. E lei oltretutto gli dice: non è che io sono tanto da meno. Quindi insomma, ha
cambiato il senso della canzone, però in ogni caso è stai distante dal mio uomo, e devo dire che l'ha fatto con una proprietà di linguaggio veramente bellissima. Mi piace anche il rispetto che ha mantenuto, no? Per la canzone originale, per la versione originale. Bella, devo dire che io mi ascolto più volentieri l'originale, anche se in questa Jolene di Beyoncé lei non ha fatto solo questo, ha aggiunto tutti dei verse e delle parti musicali che non ci sono nel pezzo originale di Dolly Parton, quindi con cori e anche delle armonie belle, devo dire, non ha buttato lì qualcosa a caso, veramente tutto super pensato questo disco, è un po' un'enciclopedia, ok ragazzi, è un lavorone questo disco qua. Poi troviamo un pezzo che si chiama Daughter, dove al di là del brano sentiamo Beyoncé che canta in italiano un pezzo del 1700, Caro mio ben, in una pseudo voce lirica. Perché dico pseudo? Perché comunque sia, non è quella di Beyoncé una voce totalmente lirica, è una voce black soul che però si porta molto molto pesantemente verso la lirica. Di grande rispetto, diciamo, la sua rendition, mi è piaciuta un sacco, e però ci ho messo un attimo perché il disco era in sottofondo, ho dovuto poi riascoltarmelo questa mattina per rendermi conto di cosa stava succedendo, e appunto ho riconosciuto appunto Caro mio ben. Bello, mi è piaciuto questo riferimento. Il bello di questo disco, secondo me, è che noi possiamo assaggiare veramente uno stile musicale nuovo e diverso, soprattutto per noi qua, no? Per esempio, il brano dopo a me non è piaciuto, si chiama Spaghetti, però non mi è piaciuto perché non ho analizzato bene il testo, non avendo nel tempo. Sicuramente nel testo quel brano lì ha molto senso di esistere, è l'unico pezzo dell'album che è veramente quasi hip hop e anche bello cattivello, dove lei dice le sue ragioni, ok? Quindi bisognerebbe andare a leggere bene il testo per capirlo bene. Io sinceramente musicalmente sono andata avanti per sentire anche quello che c'era dopo, e dopo c'è un brano che si chiama River Dance, dove c'è un loop di chitarra, un ostinato di cori, le armonie vocali, mi sono segnata, sto leggendo ovviamente, che le armonie vocali sono ricordano Michael Jackson, ok? I cori e le armonie vocali ricordano Michael Jackson e sono appoggiate su questo brano che è praticamente country, quindi bello, un mix. Devo dire che il testo anche di questa è la chiave, perché dopodiché il brano è un po' ripetitivo per i miei gusti. Alligator Tears mi ha fatto pensare, non so perché, probabilmente c'è un brano che ha la stessa progressione di accordi, ad Alanis Morissette, ancora una volta, che mi ritorna. Non lo so cosa sta succedendo, però a me sta ritornando l'Alanis Morissette vibe nei dischi degli altri. Secondo me è perché veramente ce l'hanno, ok? La stanno ritirando fuori quella parte di musica là. Questo brano è un messaggio e ci risiamo con il tema del tradimento, ok? So che mi tradisci, però ricordati che sei mio, quindi questo pezzo è proprio un messaggio. Adoro i cori che ci sono più avanti, dove dice I adore, bellissimi, mi sono piaciuti un sacco. C'è un altro interlude, poi c'è Just for Fun, che è questo featuring con Willie Jones, che è un altro cantante di musica country black, dalla voce bellissima, andatevelo ad ascoltare, veramente stupenda la voce. Poi c'è Second Most Wanted, che è il featuring con Miley Cyrus. Sono rimasta sorpresa da questo featuring, credo che questo sarà un altro singolo che verrà lanciato, non penso che si lasceranno perdere l'occasione, insomma, di creare questo singolo assieme. È una canzone d'amore, a me, per me la differenza la fa la voce di Beyoncé nei seconde voci del ritornello. Per il resto a me non è che Miley Cyrus nel timbro piaccia molto, quindi sì, ed è una canzone che è una canzone d'amore. Andiamo avanti. Levi's Jeans è un altro featuring con Post Malone questa volta, che preferisco al featuring di prima, mi piace di più questa canzone qua, che però è un'altra di quelle canzoni all'interno di questo album che sembra sempre che parta e non parte quasi mai dal punto di vista ritmico, quindi mi lascia di nuovo, e mi è successo più volte in questo disco, con la voglia di dai che parte, ma
è sicuramente una scelta, questa qua non l'hanno fatta a caso. Dopodiché c'è Flamenco, che è un pezzo di 2 minuti di tutti i cori che mi è piaciuto molto, me lo voglio riascoltare con calma e sentire bene cosa fanno le voci. Un altro interlude, poi c'è Yaya, che è un pezzo che ha un sacco di riferimenti. Il primo riferimento che sentiamo è subito la chitarra di These Boots Are Made For Walking di Nancy Sinatra, ma poi all'interno ci sono anche altri riferimenti come Good Vibration dei The Beach Boys, e se non mi sbaglio in questo pezzo, dopo non lo sono più riuscita a trovare ma devo riascoltarmi bene tutto quanto, c'è anche riferimento a All Over Boy, che è uno dei brani che potete All Over Boy, l'avete mai sentito? Se avete visto Dirty Dancing lo avete sentito di sicuro. Baby, oh baby, my sweet baby, you're the one, down 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 down, baby. Comunque, oh love a boy, e c'è nel pezzo, che credo che sia proprio questo, dice solo all over boy, però secondo me è un hint, ok? In generale, cosa penso del disco? È un lavorone, è un disco molto molto grande, con moltissimi dettagli, con moltissima cura. E sono molto contenta di un paio di cose. Prima di tutto è tornata la voce di Beyoncé, e questo è un disco di cori. Cioè, dammi qualcos'altro, a me cosa vuoi che mi piaccia di più? È un disco dove i cori proprio sono come il tappeto rosso che ci porta dal primo brano all'ultimo brano. Sono dappertutto, sono tantissimi, studiatissimi, bellissimi. Sono fatti non tutti in modo organico, ma ci sono degli harmonizer eccetera, ma va bene così. E quindi la prima cosa che noto è il ritorno della voce di Beyoncé, però in un altro aspetto, diciamo quello un po' più country, un po' più acustico, e i cori bellissimi, come ho detto. L'altro aspetto appunto è che è un disco praticamente tutto suonato, tutto analogico tra virgolette, che non mi aspettavo ovviamente. Lo stile musicale di questo disco è un connubio. Praticamente Beyoncé ci fa vedere un altro lato della sua vita che noi non avevamo mai potuto considerare, perché non ce l'avevamo praticamente mai raccontato, ma che è quello di una ragazza del Texas, al di là del colore della pelle e della famiglia, da che famiglia arriva. Lei è comunque una ragazza del Texas che è cresciuta con la storia del Texas, con la musica del Texas e quindi anche con la musica country che fa parte di lei, e si sente, perché non è che senti uno che scimmiotta qualcos'altro, lo senti che lei ha anche quello nella sua anima, nelle sue vene. Quindi mi è piaciuta moltissimo. Inoltre è un'immagine sua, non è propriamente country il disco, questo voglio dire, non ha voluto immettersi in una strada che non è la sua, ok? Musica totalmente country, è questo mix di generi, e mi è piaciuta molto questa scelta. Questo è un disco che parla di principalmente 2/3 temi, ok? Il primo tema è i diritti civili neri, ok? Il secondo tema è la forza della donna come madre e anche come femmina, ok? E anche questo è uno dei temi prediletti da Beyoncé, perché fa parte di lei, si capisce che questi due sono proprio il carattere di Beyoncé, la personalità di Beyoncé, li troviamo tantissimo questi temi nei suoi dischi in generale. E poi c'è anche il tema appunto di nuovo dell'amore un po' infedele, c'è molto meno rispetto a prima, però comunque il filo conduttore di Becky G e tutte quelle storie lì continua ad esserci, visto da una prospettiva diversa, da una prospettiva di madre, di moglie, di una famiglia ormai molto grande, anche perché hanno un sacco di figli, di una donna matura, ok? Quindi cosa posso dire? Devo dire che questo è un disco che va ascoltato più volte, non è il disco che lo ascolti e lo capisci, è un disco che va ascoltato e assimilato. Perché? Perché c'è tantissimo dentro, quindi io me lo ascolterò con calma. È anche un disco che secondo me divide, perché se non ti piace un certo tipo di musica è difficile che ti piaccia questo disco qua. Se non ti piace il country, questo è, anche se non del tutto country, però è
per l'80% direi di sì che lo è, e quindi se non ti piace quel genere è difficile che ti piaccia il disco, e dividerà questa scelta, dividerà i fan tra chi lo apprezzerà e chi invece non lo ascolterà per niente. Però per chi trova che non gli piaccia molto questo disco, io consiglio di ascoltarlo più volte, perché va metabolizzato e secondo me verrà apprezzato di più anche da chi al momento non sono stati contenti della scelta o di quello che c'è nel disco poi alla fine. Bene, io vi ringrazio, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete domande, ovviamente posso essermi dimenticata delle cose perché c'erano 7 milioni di cose da dire. Se volete qualche video in particolare su qualche brano del disco, fatemelo sapere qui sotto. Se dovessi dire io qual è la mia preferita, io devo dire che di tutto il disco quello che mi ha preso di più è lo spezzone, diciamo, di American Requiem, la prima parte, che poi ritorna anche alla fine del disco per chiudere. Mi è piaciuta tantissimo, bella, e credo che farò qualcosa con quella roba lì. Vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me, vi bacio, vi abbraccio tanto, buona Pasqua!